Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova video recensione di provacellulari.it. Bene, questa volta abbiamo, dopo l'unboxing e un uso intenso di 3-4 giorni, siamo qui a vedere il nuovo Alcatel One Touch Idol 6030 Dual SIM. Vediamo rapidamente le caratteristiche, per chi vuole approfondirle lo rimando al video dell'unboxing. Abbiamo uno schermo da 4.7 pollici QHD, TFT LCD, qui abbiamo il sensore di prossimità, la fotocamera frontale e lo speaker. Poi abbiamo micro USB, l'attacco micro USB, poi lo spazio per la seconda SIM. Poi abbiamo la fotocamera da 8 megapixel con risoluzione dei video in HD. Poi il LED flash, il secondo microfono per la visione dei fucili, lo speaker e dall'altro lato abbiamo il bilanciere di volume e il secondo slot per la SIM. Una linea davvero eccezionale, io l'ho già detto nell'unboxing, sono rimasto davvero colpito A dalla sottigliezza e B dalla leggerezza. Abbiamo praticamente 110 grammi e un telefono che in mano si tiene davvero benissimo. E una linea, poi questa finitura, anche un po', non so se si riesce a cogliere dalla camera, ma un po', come dire, con questa texture un po' zigrinata, un po' rigata, davvero ottimo. E anche il grip non è male. E vabbè, andiamo ad accendere. Ah, superiormente abbiamo la tasta accensione più il jack da 3,5. Andiamo ad accendere e possiamo dire, allora, subito che lo schermo, nonostante non sia un Full HD, a me ha convinto particolarmente. Si vede benissimo sotto la luce del sole, al contrario di tanti altri telefoni. E ho apprezzato molto anche i vari toggle che Alcatel ha inserito qui. Ne sono davvero tanti: rotta automatica, wifi, hotspot, bluetooth, GPS. Il GPS, il primo fix, sappiate che è un po' lento, però una volta fatto il primo fix poi il telefono ha devo dire che funziona molto molto bene, però il primo fix è un po' lento. Poi abbiamo connessione dati, vabbè, aereo generale, silenzioso, eccetera. Comunque davvero molto utili. Ora, parliamo subito di parte telefonica. Il telefono ha una ottima ricezione. Non ha avuto mai nessun tipo di problema. Possiamo provare a chiamare il 133. Ecco, intanto qua possiamo vedere come il telefono mi stia chiedendo in questo momento se chiamare con la SIM 3 o con la SIM Wind. Poi andremo a vedere questa gestione. Intanto io scelgo la 3 e vi faccio sentire come si sente. Un'altra particolarità è questa, cioè c'è avvia registrazione, cioè praticamente è possibile quindi andare a registrare la chiamata. Poi chiudiamo, ottima anche dalla capsula auricolare e ottimi anche gli auricolari che sono inseriti, che sono in-ear. Poi andiamo a parlare subito nelle impostazioni praticamente della gestione delle due SIM. Allora, abbiamo qui la gestione è molto simile. Possiamo decidere di attivare l'una o l'altra, possiamo decidere di attivare il 3G su una o l'altra e poi possiamo scegliere SIM preferita per la chiamata vocale, per la videochiamata, per i messaggi e per la connessione dati. E il roaming possiamo decidere se attivarlo sui due o su nessuno dei due. Quindi davvero un'ottima gestione. Funziona benissimo questo dual SIM. Poi, vabbè, abbiamo altre possibilità. Abbiamo anche gesti. Capovolgi per disattivare, attiva capovolgendo, scuoti per cambiare musica e blocco con copertura dello schermo. Quindi si può mettere il palmo della mano sopra e si blocca lo schermo. Davvero ottimo. Andiamo a vedere un attimo la memoria, dato che questo dispositivo ha 16 GB di memoria ma non è espandibile, allora può essere interessante vedere la memoria.
dove sarà? I sorsi di archiviazione. Ecco, abbiamo 13 giga disponibili. E poi vabbè, queste sono le cose che ho installato sopra. Però 13 giga disponibili sui 16 che sono sul telefono. Poi andiamo a vedere il modello, vabbè, del firmware. Abbiamo 4.1.1 Jelly Bean di versione software. Poi, allora, andiamo a vedere come si comporta su internet. Allora, su internet io ho aperto davvero tante, 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 tante schede, quindi ve lo faccio vedere. Queste sono già aperte. E io ora vado avanti scrivendo, per esempio, www.gazzetta.it. Mi aprirà, vabbè, il mobile. Noi gli richiediamo il sito desktop e aspettiamo il caricamento. Sappiate che il mio wifi attualmente sta caricando video su YouTube, perciò è un po' più rallentato. Ma devo dire che ha aperto davvero rapidamente, aspettavo peggio, visto che sta caricando due video su YouTube. E ecco qui, praticamente il telefono ha un pitch to zoom, un pan. È praticamente tutto molto molto rapido. Ecco, il telefono non avendo una risoluzione full HD, diciamo che quando bisogna andare a leggere dei testi che sono in piccolo, magari ecco, si leggono, però un doppio tap magari per oh, sbagliato. Un doppio tap per magari adattare è meglio. Devo dire che è rapidissimo. Possiamo fare un'altra prova con il nostro sito procellulari.it e nel frattempo, nonostante le altre schede aperte, gli apriamo anche The Verge. Vediamo come si comporta, considerando anche che il wifi in questo momento è abbastanza occupato. Ecco qua. Sta aprendo la pagina mobile. No, noi vogliamo quella vera e propria. Ecco qua. Dai. Ok, richiedi sito desktop. Non so perché non ce lo fa richiedere. Full site, così è sicuro che ce lo fa vedere come è normale. Nel frattempo, ah no, ha già caricato. Ecco qua. Buono il pitch to zoom, nonostante stia ancora caricando. Ecco qua, lo scroll. Ottimo. E nel frattempo andiamo a vedere se ha caricato pure il nostro sito. Dove andrà a finire? Sì, l'ha caricato. Eccolo qua. Ottimo. Bene, per il browser direi che non c'è più un altro da dire. Ottimo. Andiamo a vedere la tastiera. La tastiera. Io utilizzo la Swift Key, non perché la tastiera di Alcatel non sia buona, sinceramente, ma perché ritengo che come venga Swift Key vada a decidere di sceglierti le parole da proporre, credo che sia la migliore. Comunque, la tastiera funziona benissimo, sia la Swift Key che quella sua normale, ma io mi trovo meglio con l'altra. Comunque, ottimo. Poi andiamo a vedere le email, apriamo questa di Groupalia. Ora, le email, diciamo che, ora aspettiamo che questa la carica, il problema è, che poi non è un vero e proprio problema, ma in alcune email, per esempio questa è tutta quanta in una schermata, ma alle volte capita che non possono fare proprio pinch out bene bene, quindi dobbiamo fare spostamenti nella pagina per andare a vedere tutta la mail. Comunque funzionano benissimo. Andiamo a sentire, a vedere qualche foto e l'audio. Allora, vediamo un po' dove l'abbiamo messi. Ecco il video player. Vediamo prima i video. Possiamo vedere. Ah no, ce li ho su Dropbox.
Eccoli qui. Allora, ecco le foto di test. Dove erano? Eccole qui. Allora, andiamo ad aprire le foto di test così da vedere un po' come si comporta. Ecco, queste sarebbero due scritte. Prova prova in sostanza su sfondo nero. Poi questa è su sfondo bianco. Perché non ho disabilitato la risposta automatica? Sì, l'ho disabilitata, scusatemi. Quindi ritorniamo. Siamo qui, dicevamo. Questo è sullo sfondo bianco. Poi questa è la palette di colori. Devo dire che i colori mi sono piaciuti, vengono davvero messi, sono abbastanza reali, le foto sono davvero belle vederle qui sopra, davvero ottimo. E vengono riprodotti praticamente. Ecco, questo ora mi chiede di fare lo streaming video, perché giustamente siamo su Dropbox. Non so quanto tempo ci metterà, visto che sto caricando video su YouTube. Comunque, vi assicuro che praticamente legge qualsiasi tipo di file senza alcun tipo di problema. Questo, per esempio, è un Full HD e viene letto tranquillamente, sperando che lo carichi al più presto. Comunque, legge anche i file FLV e anche i 480p e 720p. Ecco qui, questo è il Full HD. Diciamo che facendo registrazioni video HD, uno non per forza pensava di dover leggere anche i Full HD, e invece vengono letti. L'audio è davvero ottimo, ma lo andiamo a sentire l'audio proprio con una canzone, visto che non mi sarei mai aspettato di un telefono che è così sottile, è così, quindi difficile mettere una cassa molto potente, e invece devo dire che l'audio è davvero ottimo. Questo è il massimo. Per quanto riguarda la durata della batteria, è ottima. Devo dire che la batteria con uso intenso ti copre una giornata tranquillamente. E con uso un poco intenso, un raggio da mezza a due. Devo dire che poi sono anche altre applicazioni carine inserite da Alcatel, come l'aiuto Alcatel. C'era un'altra Cloud Backup, questa è interessante per fare i backup. E poi c'era un'altra cosa che in genere non trovo sui cellulari, o non trovo sempre, ma che è la radio FM, che addirittura si sente anche senza auricolari, perlomeno. Ecco qua. Si sente anche senza auricolari. E questa mi ha dato. Boh, ecco, non è centrato sicuramente su un giusto canale. Ma comunque riusciamo a sentirla anche senza auricolari. E la cosa mi è sembrata davvero particolare. Ora non so perché quel canale non lo vedeva, ma comunque ci ho provato prima e mi vedeva, mi prendeva i canali anche senza auricolari. Quindi, un'ultima chicca ve la voglio regalare qui, è l'avvio rapido per ridurre i tempi di avvio. Ora noi lo spegniamo e poi vediamo quando carica rapidamente il telefono. Nel frattempo do le mie considerazioni finali. Secondo me a 299 € di listino, ma si trova anche a di meno online. Sinceramente è un telefono anche dual SIM che funziona benissimo online, sul browser, per email, scrittura, tutto quanto. Devo dire che il telefono mi ha stupito davvero, uno schermo eccezionale dal punto di vista della non, di risoluzione, non sembrerebbe di risoluzione, ma addirittura mi sembra anche molto risoluto. E davvero un ottimo lavoro software da parte dell'Alcatel, che è riuscita a ottimizzare il tutto davvero in modo eccezionale. Ecco, il telefono si è già acceso, forse 10 secondi saranno passati. Quindi, con quella chicca di avvio rapido, riusciamo a fare questa cosa. Ottimo prodotto qualità-prezzo, davvero eccezionale a mio giudizio. Ci vediamo su provacellulari.it.